Ok, oggi iniziamo a trattare questo che è un pilastro fondamentale di tutto il nostro modo per analizzare, studiare, comprendere la natura. Ok? Ed è il fenomeno del moto, o movimento se preferite, moto si scrive prima. Ok? Moto è un fenomeno fondamentale. È una delle chiavi per comprendere l'universo. Einstein diceva: nell'universo non succede niente senza che qualcosa si muova. Da qui il fenomeno chiave in realtà. Okay? Lo studio del moto rientra in quello che viene chiamata cinematica. La cinematica è la parte della fisica che studia le forme o i tipi di movimento. Sua sorella maggiore, se possiamo chiamarla così, è la dinamica, che si occupa di analizzare il moto e le sue cause, cioè perché il moto ha quelle forme e non altre. D'accordo? Insieme questi due grossi capitoli formano quella che si chiama la meccanica. È uno dei pilastri fondamentali di tutta, non solo della fisica, ma di tutta la scienza. Perché? Perché in questo ambito nascono concetti chiave come quello di massa, forza, energia, che sono termini che compaiono anche nel linguaggio comune un'infinità di volte, ma che trovano la loro definizione in questo ambito. Quindi si fondano su questa parte della fisica. D'accordo? Questa è l'importanza chiave di questo problema. Immaginate una situazione piuttosto semplice. Qui abbiamo il terreno e su questo viaggia, che ne so, un treno, un pullman, un veicolo qualsiasi. Il mio disegno lascia un po' a desiderare, ma abbiate, congettetemi. Ecco, qui abbiamo due persone, la persona A, la persona B, due viaggiatori, e poi c'è un'altra persona C, che invece è a terra, sulla strada, sul marciapiede, dove volete voi. Il veicolo si sposta in questa direzione e viaggia, che ne so, a una certa velocità, quella che sia, e A dice, B è fermo. Sono seduti entrambi sul treno a una certa distanza l'uno dall'altro, e A dice, B, io lo vedo fermo, mentre C dice, B si muove, perché lo vede spostarsi verso destra, insieme col treno. Chi ha ragione e chi ha torto? Dicono due cose apparentemente in contraddizione. Ok? Hanno ragione entrambi. Perché? Perché il moto, fatemelo riscrivere qua sotto, il moto viene percepito in relazione in realtà principalmente a se stessi, cioè ognuno può normalmente costituire quello che si chiama un sistema di riferimento. Ok? Quindi rispetto ad A, B non si muove, rimane fermo, mentre rispetto a C, B si sposta verso destra. Quindi la prima cosa che ci serve per analizzare il moto è un sistema di
di riferimento. Su questo torneremo anche più avanti, anche negli anni prossimi. Ok? Che cosa si intende per sistema di riferimento? Un sistema di riferimento, in fisica, quando si usa il termine sistema, si intende un insieme di oggetti. Per sistema di riferimento si intende un insieme di corpi opportuni rispetto ai quali riferire, meglio, misurare quella che si chiama la posizione. Ok? Immaginiamo il nostro caso di prima. Abbiamo la strada e in questo caso facciamo una cosa un po' più lenta, la persona che si sposta sulla strada. Ok? Normalmente diciamo qui c'è una casa. A un certo istante, diciamo prima, la persona si trova individuata da quest'immagine. Se aspettiamo un pochino di tempo, la casa sta sempre dove era prima, la persona magari si trova qui. Se osservo questo, cioè se a un certo istante vedo questa immagine, poi vedo questa, che cosa ne deduco? Esattamente. La persona si è spostata, cioè ha eseguito, ha svolto, ha effettuato uno spostamento. Tecnicamente, cosa significa questo? Significa che la sua posizione è cambiata. Attenzione rispetto a cosa? Nel tempo. Ok? Quindi quando dico che un oggetto è in moto, un oggetto è in moto se la sua posizione, cioè la posizione dell'oggetto, cambia nel tempo. Allora dico che quell'oggetto si muove. D'accordo? Quindi qui abbiamo già diversi concetti. Per studiare il moto ci servono il concetto di posizione e di spostamento. D'accordo? La posizione viene riferita a un sistema di riferimento. Torniamo indietro. Fatemi ricopiare proprio il disegno senza che lo rifaccia. Abbiamo il nostro, questo possiamo cancellarlo, la persona A che a un certo istante di tempo si trova in questa posizione. Per esempio, potrebbe essere conveniente riferire la posizione di A rispetto alla casa. Quindi mi conviene fissare la casa, attribuirle un numero, la posizione del nostro personaggio che si sposta, che va a fare una passeggiata, implica un sistema di coordinate. Quindi sulla strada, alla strada associo, la strada che qui è rappresentata da una retta, associo un sistema di coordinate, cioè attribuisco a ciascun punto un numero che prende il nome di coordinata di quel punto. Come faccio a farlo? Beh, la cosa è abbastanza semplice. Scelgo un'origine, un punto a cui attribuisco il punto 0 e un altro punto a cui do la coordinata 1. In questo caso parliamo di un metro, per esempio. In questo modo, qualsiasi altro punto ha una coordinata x, okay, che non è altro che il rapporto tra la distanza
dall'origine rispetto a quella che ho preso come unitaria. Questo punto lo prendiamo come punto unitario. E questo è solo convenzione, cioè fissare l'unità a ragioni più o meno storiche. Non c'è una legge fisica che dica cosa deve essere un metro e cosa non deve essere un metro. L'abbiamo visto all'inizio quando abbiamo parlato delle grandezze fisiche, d'accordo? In questo modo, qualsiasi altro punto lungo la mia strada ha automaticamente affibbiata una coordinata che dà la posizione di quel punto. E la misuro facendo il rapporto tra la lunghezza del segmento che congiunge il punto scelto come origine e il punto che mi interessa etichettare e quello che corrisponde all'unità. Ok? Ora immaginate di avere svolto delle misure. Immaginiamo di seguire il nostro amico che magari si muove in bicicletta, a piedi, non so, e di mettere in una tabella dove abbiamo il numero d'ordine della misura, 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Il tempo al quale abbiamo fatto la misura e la posizione, il tempo sarà in secondi, la posizione in metri. Nella prima misura il nostro cronometro scattato a 0 secondi, avremo rilevato che la nostra persona si trovava a 1 metro dalla casa. Nella seconda misura l'abbiamo fatta dopo 1 secondo, che si trovava a 2 metri. Dopo, che ne so, la terza misura, dopo 3 secondi, questo si trovava a 12 metri, magari ha fatto un po' di corsa. Nella quarta misura, a 5 secondi, si trovava ancora a 12 metri. E infine, teniamo ancora uno, a quinta misura, dopo 7 secondi, si trovava a 10 metri. Prego. In quel caso 7 secondi dallo 0, 7 Sì, secondi sempre. dal 5. Il nostro cronometro, quando segna 7 secondi, lui sta là. E facciamo scattare il cronometro quando, diciamo, decidiamo che cominciamo a prendere le misure. Ok? Tempo iniziale 0 secondi. Ora, se analizziamo il nostro grafico, vediamo per esempio che tra quando il cronometro segna 0 secondi e quando ne segna 1, quindi tra 0 secondi e 1 secondo, la posizione è cambiata da 1 metro a 2 metri. La nostra coordinata x. Questa è la coordinata iniziale durante il nostro intervallo di tempo e questa è quella finale. Se passa da una posizione di 1 metro a una di 2 metri il nostro sistema di riferimento, ok, chiamo spostamento e lo indico con questo triangolino che si legge delta, una lettera greca che suona come D, delta x, la differenza tra la posizione finale meno quella iniziale. Quindi, nel nostro caso saranno 2 metri meno 1 metro, totale 1 metro. Quindi tra l'istante in cui il mio cronometro segna 0 secondi e quello in cui segna 1 secondo, lo spostamento è di 1 metro. D'accordo? Osserviamo questo. Se invece vado a vedere che cosa è successo tra i 3 e i 5 secondi, tra quando t segna 3 secondi a quando segna 5 secondi, la posizione finale, cioè quella corrispondente a 5 secondi, è di 12 metri. Questa. A 3 secondi stava anche a 12 metri. In questo caso lo spostamento
il nostro delta x vale 12 metri, quella finale, meno 12 metri, quella iniziale, vale 0. Non si è spostato. Lo spostamento è nullo. D'accordo? Quindi diciamo che tra i 3 e i 5 secondi è rimasto fermo dov'era. Quindi è rimasto fermo per un secondo. Ok? Ultima cosa che vi faccio notare, torniamo alla tabella, se analizzo quello che succede tra i 5 e i 7 secondi, quest'ultimo intervallo, la posizione passa qui, tra 5 secondi e 7 secondi, la posizione iniziale è di si trovava inizialmente a 12 metri dall'origine, quella finale è di 10 metri. Ok? Qui non ho messo le unità di misura perché l'ho messo in testa alla tabella. Quindi lo spostamento vale la posizione finale meno quella da cui è partito, quindi 10 metri meno 12 metri, meno 2 metri. Lo spostamento può essere negativo. Posso spostarmi in avanti, la mia coordinata aumenta, spostamento positivo. Posso stare fermo dove sono, la coordinata non aumenta, spostamento nullo. Posso tornare indietro, lo spostamento negativo, la mia coordinata di posizione diminuisce nel tempo. Ok? In generale, la relazione tra posizione e tempo, cioè la relazione che mi dice dove mi trovo in quale istante, prende il nome di legge oraria. In fisica si intende per legge oraria la relazione che esiste tra posizione e tempo durante un moto. Ok? E viene descritta da questo simbolo x, che è la posizione, contro parentesi t. La parentesi sta a indicare che la posizione x dipende dal tempo. Queste due grandezze, posizione e tempo, sono legate. La loro relazione si chiama legge oraria. E avremo leggi orarie diverse a seconda del tipo di moto. I moti diversi differiscono per la legge che li caratterizza, la legge oraria. Nel caso del nostro moto di prima, fatemi copiare la tabella così non serve che vado continuamente avanti e indietro. Eccola qui. Un modo semplice per illustrare la legge oraria è farne un grafico cartesiano. Dove il tempo è sulla retta orizzontale, la posizione è su quella verticale. Ok? Quindi qui fatemi disegnare i due assi, anzi, magari un secondo. Ecco, metto i quadretti così dovrei. Sì, perfetto, dovrebbe essere più facile. Qui mettiamo il tempo in secondi. Qui la posizione in metri. Quindi il nostro tempo va da 0 a 7. Qui c'è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui ho 1. Mettiamo
4, 6. Quindi, inizialmente ci troviamo a un metro, fatemi indicare con il rosso i punti corrispondenti alle nostre misure. A 0 secondi avremo a un metro. A un secondo a 2 metri. Do 3 secondi, 12 metri. A 5 secondi ancora 12 metri, a 7 eravamo a 10. Ok, questi punti rappresentano la nostra legge oraria. In mancanza di altri dati, posso illustrare la legge oraria congiungendo i diversi punti, quindi avrò tratti rettilinei o una spezzata. Ok? Questo grafico rappresenta, con i dati a disposizione, la nostra legge oraria. Che ci permette di stabilire dove si trovava il nostro viaggiatore a quale tempo. Cioè, collega il dove col quando. Ok? Attenzione, il moto abbiamo visto che comporta un cambiamento di posizione. La posizione cambia nel tempo, ok? La prima domanda che ci facciamo è: quanto cambia la posizione e quello dello spostamento? Ci possiamo anche chiedere quanto cambia rapidamente. Quanto rapido è questo cambiamento? Il concetto che misura questo interrogativo è il concetto di velocità. Per velocità si intende la rapidità con cui cambia la posizione. Nel tempo. Ok? Nel caso nostro, per esempio, con i dati che abbiamo a disposizione, possiamo calcolare la rapidità di cambiamento della posizione usando come minimo una coppia di punti. Perché se abbiamo un punto solo, non possiamo sapere se la coordinata è cambiata o no. Quindi per misurare un cambiamento, quindi uno spostamento, me ne servono almeno due di punti, o se preferite, rappresentati nel nostro grafico cartesiano. Per esempio, tra 1 e 2 secondi la posizione è cambiata di un metro in un arco di tempo di un secondo. Quindi definisco la velocità, in realtà parliamo di velocità media con la barra sopra, come il rapporto tra lo spostamento, quindi la differenza tra due misure di velocità, x2 meno x1, o se preferite velocità posizione iniziale meno finale, fratto l'intervallo di tempo che intercorre tra gli istanti in cui la posizione era x2 e quello in cui era x1. Questi due sono legati, attenzione. Queste due grandezze sono legate. O se preferite si può scrivere anche così: la posizione finale meno quella iniziale fratto il tempo in cui la posizione era quella finale meno l'epoca in cui la posizione era quella iniziale. Un altro modo di scrivere ancora è questo: lo spostamento lo rappresentiamo con un delta x,
l'intervallo di tempo trascorso analogamente con un delta t. Questa prende il nome di velocità media nell'intervallo di tempo che trascorre tra t1 e t2 o tra t iniziale e t finale. Perché velocità media? Beh, perché, se andiamo a vedere, tra per esempio 0 e 1 secondo non ho altri dati, quindi non ho modo di sapere quanto rapidamente è cambiata la posizione all'interno di questo intervallo. Ok? E qui con qualsiasi coppia di punti io prenda, con punti diversi, posso calcolare la velocità media in quell'intervallo. Quindi, per esempio, nell'intervallo tra 0 e 7 secondi, la velocità media sarà la posizione finale, 10 metri, meno quella iniziale, 1 metro, diviso 7 secondi. E così via. D'accordo? Attenzione, come lo spostamento, anche la velocità può essere positiva, negativa o nulla. Nel tratto, ad esempio, nell'intervallo tra i 5 e i 7 secondi, la posizione è diminuita, lo spostamento è negativo. Quindi in questo tratto la velocità è negativa. Ok? Andiamo a ricopiare un'altra volta la tabella, la riusiamo un'altra volta per calcolarsi le velocità. Ecco, la incollo qua sotto. Nel tratto tra 0 e 1 secondo, lo spostamento abbiamo visto che è 2 meno 1, 1 metro. È l'intervallo di tempo 1 meno 0 è 1 secondo. Quindi qui, fatemelo scrivere qua sopra, la velocità media vale 1 metro diviso 1 secondo, 1 metro al secondo. Ah, dimenticavo di dire, la velocità per come è definita si misura in lo spostamento in metri, il tempo in secondi, quindi metri fratto secondi. Questa è l'unità di misura internazionale della velocità, ok? Nel sistema internazionale. Nel tratto di tempo invece tra 3 e 4 secondi, lo spostamento è nullo. Il tempo trascorso è di 1 secondo. Quindi in questo tratto la velocità media è di 0 metri al secondo, perché non ho spostamento. E infine, tra 5 e 7 secondi, abbiamo uno spostamento di meno 2 metri. Abbiamo calcolato prima, in un tempo sempre theta t di 1 secondo, qui la velocità media è di meno 2 metri al secondo. Ok? Attenzione, con questa definizione di velocità, la velocità può avere tutti i segni, sia positivo che negativo che nullo. Ok? Non confondete questa definizione con quella che può venire usata in altri contesti come distanza diviso tempo. Questo forse andava precisato prima. Cosa si intende per distanza? Se il nostro oggetto si sposta da un punto ad un altro, esegue uno spostamento delta x, cioè la posizione iniziale finale meno quella iniziale, e copre una distanza che vale il valore assoluto dello spostamento. Quindi la distanza è sempre positiva. La distanza è la lunghezza del percorso. Ok? Quindi se, facciamo l'esempio, arrivo subito. Prendiamo sempre il nostro tizio che cammina sulla strada, si sposta dal punto A al punto B. Mettiamo che la coordinata di A sia 0, B sia 10 metri. Prima va da A a B e poi da B ad A. Ok?
Allora, la posizione iniziale è XA, quella finale è di nuovo XA, quindi lo spostamento totale è 0, perché il punto di partenza e di arrivo sono lo stesso. Graficamente avremo questo tipo di fenomeno. Qui abbiamo 0, mettiamo che ne so, 4 secondi. Qui abbiamo i 10 metri, qui abbiamo tre punti, 0, 0, 2 secondi 10 metri, 4 secondi 0 metri. Quindi la legge oraria stavolta è fatta in questo modo, è una specie di triangolo. Quindi nell'intervallo 0-4 secondi lo spostamento è nullo, ma la distanza percorsa è di 4 metri all'andata, 10 metri all'andata, scusate, non 4, ho confuso con i secondi, più 10 metri al ritorno. La distanza percorsa è di 20 metri, anche se lo spostamento è nullo. Ok? Lo spostamento può avere un segno positivo e negativo. La distanza è una lunghezza, la lunghezza del tratto percorso, quindi è sempre positiva. Ok? È chiara la differenza tra i due? D'accordo? Ci sono domande fin qua? C'era una domanda prima? Posso tornare un attimo su? Certo. In quel caso, tra 5 e 7 secondi, Sì. la delta t è di 1 secondo, 2 secondi, e 2 secondi, hai ragione. quindi cambia anche la velocità Sì, media. certo. Ero convinto di aver messo tutta la stessa spaziatura, quindi sono 2 secondi, velocità media di 1 secondo, meno 1 metro al secondo. Grazie di avermelo fatto notare. Domande fin qui? Vediamo ancora un'ultima cosa, prima di chiudere. Immaginate di aver fatto queste misure. Osserviamo sempre la nostra solita persona che si sposta lungo la nostra strada e immaginate di aver preso queste misure. Qui abbiamo il numero della misura, il tempo e la posizione. Ok? Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Vediamo se riusciamo a farne abbastanza. Supponiamo che la prima misura sia fatta a 0 secondi. Abbiamo preso la posizione di 1 metro, questo è i secondi, questo è i metri. La seconda misura è a 1 secondo, 3 metri. Dopo 2 secondi, 5 metri. Dopo 3 secondi, 7 metri. Allora, analizziamo il primo intervallo tra 1 e 3, tra 0 e 1 secondi. Qui abbiamo uno spostamento, 3 meno 1 metri. 2 metri in un tempo di 1 secondo. Quindi qui la velocità è di 1 metro al secondo, è di 2 metri al secondo. Tra 1 e 2 secondi abbiamo uno spostamento da 3 a 5, quindi ho 2 metri in un intervallo sempre di 1 secondo, quindi anche qui ho una velocità media di 2 metri al secondo e così via. Anche tra 5 e 7 ho uno spostamento di 2 metri in un tempo di 1 secondo e quindi qui ho sempre 2 metri al secondo. Qui quindi ho un moto dove la velocità media è di 2 metri al secondo e rimane costante. Il moto avviene in modo tale che qualunque coppia di punti io prenda, ho sempre la stessa velocità media. Quando questo accade, parlo di moto uniforme. Il moto si chiama uniforme se la posizione cambia
nel tempo, sempre con la stessa rapidità. Qual è una particolarità di questo moto? Beh, se ne facciamo il diagramma cartesiano, e questo è importante, qui mettiamo i tempi, mettiamo lo 0, 1, 2, 3, non so quanti tempi, ho scritto mettiamo fino a 4, qui abbiamo, ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi fatemi segnare in rosso i punti. A 0 abbiamo 1 metro. A 1 secondo ne abbiamo 3. A 2 secondi erano 5. E a 3 erano 7. Se osservate, tutti questi punti sono allineati su una retta. Questo è un risultato importante. Cioè, se il moto è uniforme, allora la legge oraria ha come grafico una retta e vale anche il viceversa. Una domanda? Ma come è possibile che a 0 secondi o meno il punto di partenza non dovrebbe Se tu prendi la linea ferroviaria tra, che ne so, Trieste e Venezia, ok? Non tutti i treni partono da Venezia. Qualche treno parte da Porto Gruaro, qualcuno parte, che ne so, da Monfalcone. Dal punto di partenza, cioè, qualche volta succede, ma può benissimo non essere zero il punto di partenza. Ok? È più comodo se lo è, hai bisogno di un numero di meno, però non è detto che lo sia sempre. D'accordo? Questa è una legge generale. È la prima legge fisica relativa al moto uniforme. Se ho un moto dove la velocità è costante, cioè la rapidità con cui cambia la posizione è sempre la stessa, allora la legge oraria è una retta, cioè rappresentabile graficamente come una retta. Vale anche il viceversa. Tutti i moti in cui la legge oraria è una retta sono moti che hanno velocità costante. Ok? Domande fin qui? Per oggi ci fermiamo qui. A breve, tra un attimo, facciamo una breve pausa e poi facciamo una sessione di laboratorio in cui andiamo a vedere di calcolare la legge oraria di un moto, di un oggetto molto semplice. Ve lo mostro. Riuscite a vedere lo schermo? Questo è un semplicissimo moto, un trenino giocattolo che si muove, si sposta sul piano del laboratorio di fisica e andiamo a vedere che tipo di moto svolge questo trenino, rilevando con diverse misure la legge oraria e andiamo a studiarlo, andiamo a costruire la legge oraria di questo oggetto. Ok? Tra un minuto, per adesso ci fermiamo.